A Copertino il ballottaggio conferma quanto deciso dai cittadini nel primo turno e Vincenzo De Giorgi, il nuovo sindaco del secondo comune più popoloso della provincia di Lecce dopo il capoluogo. La vittoria era già chiara dall'avvio dello spoglio delle schede. 3.909 la differenza di voti rispetto al candidato del centro-sinistra Antonio Leo, il quale si è fermato al 32,73%. Dopo anni, quindi, Copertino vedrà operare nel Palazzo di Città una maggioranza di centrodestra che, pur avendo perso nel ballottaggio del 2019, non ha mai smesso di portare avanti il suo percorso politico, la vicinanza alla gente e di disegnare una nuova Copertino. 7.600 le preferenze per Vincenzo De Giorgi, che chiude l'appuntamento elettorale con il 67,27%. Non è quando escono questi risultati, non è la vittoria del singolo, è la vittoria di una città. Io non lo sento solo mio questo risultato, è un risultato dei copertinesi, perché i copertinesi hanno dimostrato di essere stanchi ed hanno alzato la testa, e ora insieme a loro dovremo rivoluzionare una città e far ritornare Copertino ad essere quello che è sempre stato, uno dei paesi più belli della provincia di Lecce. Ma Copertino, secondo me, è già liberata adesso, si sente, anche se siamo qui fa caldo, se usciamo lì fuori sicuramente si sentirà una nuova brezza, una nuova aria, l'aria del cambiamento, l'aria della pulizia, l'aria della libertà. Auguri sindaco. Grazie di cuore, grazie.